Gianluca Messina, 18 anni compiuti da pochissimo, il primo palermitano ad aver partecipato ai mondiali juniores di nuoto in Israele. Una soddisfazione unica che ripaga oltre un decennio di impegno e costanza, trascorso e segnato da faticosi allenamenti e rinunce. Oggi la gioia di aver partecipato, portando a casa ottimi risultati, a dimostrare che Gianluca non è più soltanto una promessa, ma una realtà per i futuri traguardi del nuoto italiano. È stata una bella esperienza anche perché era il mio primo mondiale. Siamo partiti il 17 agosto, ho fatto un raduno con la nazionale a Ostia e siamo partiti il 4 settembre. Le gare sono durate una settimana, le mie gare principali erano la 4% stile, mattina e pomeriggio per la finale, la staffetta 4% stile mista la mattina e la 4x2 la mattina e il pomeriggio. Ecco, che ricordo porti qua a Palermo di questa esperienza? Ma un po' di rammarico per questi due quarti posti, però sono molto soddisfatto. È un'esperienza che mi crescerà sia emotivamente che mentalmente per affrontare la nuova stagione. Ecco, questa è casa tua da quanti anni ormai? È una seconda casa questa piscina. Ma ormai posso dire da almeno 13 anni. Ringraziando sempre le persone che mi hanno seguito, la mia famiglia, i miei allenatori, Roberto D'Agati, Paolo Catani e Margo Fazzone, che con tanti sacrifici siamo riusciti a raggiungere quei piccoli traguardi che ci eravamo predisposti. Allora, ormai questo giovane è più che una promessa. Sì, diciamo che nel nuoto si dice che nel momento in cui ti ritrovi al termine della categoria juniores ad alti livelli, allora puoi iniziare seriamente a pensare di creare un futuro sportivo vero e proprio. Noi, io, Paolo Catani e Marco Falzone, che sono i miei colleghi che curiamo quotidianamente la preparazione atletica e sportiva di Gianluca, siamo orgogliosissimi di questo risultato che a Palermo non c'è mai stato. Lui è il primo atleta palermitano a raggiungere appunto una convocazione ad un mondiale juniores, il secondo siciliano di sempre. E quindi è un traguardo veramente prestigioso che ci onora, diciamo, e ci inorgoglisce del lavoro che abbiamo svolto fin qui con Gianluca, ma che stiamo anche portando avanti con tutta una base di nuovi giovani che sta crescendo molto bene.